Intanto grazie a tutti gli intervenuti, gli illustri ospiti, la senatrice a sinistra, il carabiniere, l'assessore Berlino, il consigliere Piano, i sindaci, il comune intero, il suo presidente del consiglio, tutti gli operatori che sono intervenuti, quindi vi ringrazio perché la vostra presenza, detto bene, il mio amico Giordano non lo vede, trovare, ma questa è la presentazione di Expo di Milano, rispondo alla Roche. Beh, no, questo lo dico perché con soddisfazione, è una presentazione di un evento che abbiamo fortemente voluto con il sindaco Alessandro, ma con tutti gli altri sindaci del territorio. Siamo alla terza edizione e quindi è cresciuta di molto. Sull'evento specifico dirà il sindaco Alessandri, io voglio porre l'attenzione su questa sinergia che siamo riusciti a realizzare con molta fatica, ma spero con grande soddisfazione, direttamente alla regione Liguria, su questo progetto in cambio, no? Con delegazioni che arrivano dal padiglione della Cina in Expo Milano, abbiamo il profilo dei buyer cinesi che vengono in nome del cinese, che non fate dire, ma dovreste trovarlo scritto in cartella stampa. Ringrazio l'amico Paroli che è stato il motore di questa loro presenza, unitamente ai giornalisti di Papillon come testata e altri giornalisti del territorio, per far vivere in buona sostanza non solo l'incontro con le aziende che saranno presenti, il workshop al frontone di Romera, dove sarà il protagonista l'Oleoteca che decolla dal nostro territorio, per vedere se si deve in Italia da qualche parte, non so se arriva oppure si raggiungerà. Unitamente alle imprese, alla visita al museo dell'Olivo, naturalmente, al frantoio di Rinaldo, dicevo prima, il museo delle latte che noi abbiamo, la famiglia Quatelli, la direttrice sempre della Valle Intero, e poi naturalmente tutto il territorio della Valle Roce che descriverò. Ma voglio dire, vivere insieme a noi, degustando i piatti, mangiando i nostri cibi, degustando gli olivini, insomma vivendo anche un tessuto che credo sia estremamente importante, no? Percepire, vivere e conoscere. Quindi la delegazione vivrà due giorni, venerdì, sabato, partirà la domenica, e credo che questa vetrina di festa, una festa nel senso anche attivo, costruttivo, dove ci sono molti espositori del nostro territorio, dove c'è un mix di gastronomia, artigianato, cultura, storia, architettura, per le bellezze paesaggistiche dei territori che diciamo, il coinvolgimento dei comuni, degli 11 comuni, sono arrivato nel numero, 12, dei 12 comuni, del tessuto della ristorazione, che poi altri operatori che vi vediranno, insomma, fa sì che ci si attende una fortissima presenza, ma ripeto, il salto di qualità che abbiamo cercato di dare e che spero riusciremo a dimostrare. Ecco, mi rivolgo ai due rappresentanti della regione di Liguria, l'assessore Berlino, l'assessore del turismo, quindi la sua presenza ci onora, si gratifica dell'assessore perché è il comparto. Riteniamo che queste cose facciano il turismo, ecco, diano un grosso contributo alla creazione di motore di cambio turistico, dove partendo dalla città di Imperia e mettendo a sistema quelle che sono le attività specifiche delle nostre eccellenze, poi depogliamo verso l'entroterra che è un segno prezioso, se naturalmente coniugato con queste cose importanti. Saluto il presidente della provincia Natta che ci ha raggiunto, ti ringrazio di essere venuto e parimente dicevo il consigliere Piano regionale, come dire, la regione. Abbiamo finito 5 minuti fa un incontro con l'operatore, no? Con l'assessore al turismo sulle tematiche della materia, e quindi stiamo dimostrando di fare. Le risorse
sono sempre naturalmente avare, avarissime, ma sottolinea, mette in luce il tanto lavoro, il tantissimo lavoro di tutti quelli che credono nello sviluppo del territorio e che sopperiscono la mancanza di risorse, l'iniziativa, l'imprenditoria, la capacità professionale, la fatica dei sindaci, mi permettete, perché non viene mai a mio avviso abbastanza valorizzata la fatica dei sindaci dei piccoli comuni, i quali spendono loro stessi, unitamente